Oggi più che mai Pietro legge anche nel nostro cuore e pone una domanda a Gesù che spesso abbiamo anche noi. Una volta tanto Pietro pone una domanda che ci porta alla radice della vita cristiana. Se il mio fratello commette colpe, quindi non è una persona innocente, commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Per quanto tempo devo mandare giù? Ti dicono alcune persone. Quanto tempo ci devo passare sopra? È un altro modo per dirgli. Quando potrò finalmente vendicarmi? Quando potrò finalmente parlargli? Quando potrò finalmente fare giustizia? Ecco, questo ci dice che il perdono non è nel nostro DNA. Perdonare è dono di Dio, è una specificità del Signore, perché il perdono chiede una conversione del cuore e del pensiero perché si renda docile a ciò che l'azione di Dio compie in me. Perdono, cioè perdono di Dio. Cioè il perdono di Dio passa attraverso di me e si compie. Ma se non c'è la docilità del cuore, se non c'è la conversione, cioè il volgersi a Dio, quindi anche in una relazione profonda con Lui, questo perdono non passa. Non passa. Perché? Perché per natura noi siamo vendicativi. Per natura noi abbiamo un io, e tante volte un io ferito, che vuole ergersi ed essere giudice e giustiziere dell'altro. Fare giustizia da soli. Fino a quando non viene Gesù e dice non occhio per occhio, ma io vi dico, fino a quando non entra Gesù Cristo nella storia. E allora quello che diventava un rendere conto, una giustizia umana, diventa una giustizia di Dio che passa attraverso il suo corpo e il suo sangue, attraverso la sua passione, cioè attraverso il suo amore misericordioso. Infatti la vendetta, il male, la rabbia, l'ira, dice la prima lettura di oggi, presa dal libro del Siracide, sono cose orribili. Dice proprio così. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro, cioè ciascuno di noi le ha dentro. Nessuno di noi è esente. Anche San Benedetto, parlando ai monaci, dice di non portare a compimento l'ira. Quindi vuol dire che l'ira è presente. Ci chiede solo di non portarla a compimento, cioè a manifestare. Davanti a un'ingiustizia, davanti a una situazione che ti ferisce, bene, hai la possibilità di rispondere con il bene o con il male. Cioè l'ira può avere il percorso del male o può essere invece fermata. E quindi è una bella lotta. Ma dobbiamo anche dirci che noi siamo fatti così. Bene, il Signore non solo ci dice
sì, questa è la tua caratteristica, tu sei fatto anche di questo. Ma io ti dico che c'è una giustizia più alta. Io ti alzo l'asticella, e non solo per fare giustizia, neanche per patteggiare, come si usa oggi. No, dice, io ti dico di guadagnare il fratello. Non solo di condonare, ma di guadagnare il fratello con il tuo perdono. E allora dobbiamo farci un esame di coscienza. Come io ho recuperato l'altro? Come davanti a delle ingiustizie io mi sono esposto per guadagnare il fratello? O invece anch'io l'ho buttato nella fossa dei leoni e sono stata a vedere in alto come andava a finire? Credo che tutti possiamo fare un serio esame di coscienza e renderci conto che siamo davvero più dalla parte dei giustizieri che del giudice misericordioso che è morto per noi. Solgenitsyn, in un suo capolavoro, scriveva: la storia cambia il cuore degli uomini. Quelli che prima erano tuoi amici diventano tuoi persecutori. E ti trovi davanti a una fossa dove tu puoi essere buttato dentro perché qualcuno ti colpisce alle spalle. Meglio però essere appunto tra coloro che cadono nella fossa che coloro invece che ti sparano. Cioè la storia ci può incattivire o ci può santificare. Quello che eravamo una volta davanti a certe situazioni storiche possono mettere in luce dentro di noi davvero una misericordia insperata che viene solo come dono di Dio o invece come una cattiveria che abbiamo fatto crescere e covato nel cuore. Ecco allora l'importanza davvero di avere un rapporto con Gesù che ci aiuta a far emergere quella parte di noi che non vorremmo mai mettere in luce, ma che c'è, che esiste. Allora oggi quando ascolteremo il Vangelo non dobbiamo dire il servo cattivo e il servo buono, siamo entrambe le cose. Siamo entrambe le cose, ma oggi Gesù ci dice per grazia, tu puoi cambiare. Se tu ti lasci lavorare da me, se tu hai un rapporto vero, intimo con me, tu puoi cambiare. E puoi diventare capace di cose che sono divine, cioè capace di perdono. Che cosa vuol dire essere capaci di perdono? Vuol dire guadagnare il fratello. Come si fa a guadagnare il fratello? Perdonandolo di cuore. E come si fa a perdonare di cuore? San Francesco insegnava così a un guardiano di un suo convento che si lagnava dei suoi fratelli. Fallo vedere negli occhi che lo perdoni. Fallo vedere negli occhi che lo hai perdonato. Cioè, gli occhi sono lo specchio del cuore. Fagli vedere nel cuore che lo hai perdonato. E questo è un miracolo. Uno dei tanti miracoli che la grazia compie in noi.
quindi non il perdono a denti stretti. Va, 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 che tanto ti perdono. No, no, non questo tipo di perdono. Ma il perdono che ha la commozione negli occhi, che dice il tuo peccato è il mio, il tuo errore è il mio, la tua caduta è la mia caduta. Ripartiamo insieme, ricominciamo. Tutto questo che vi sto dicendo lo riusciamo a fare solo per grazia. Da soli non ci riusciamo, ma il Signore lo concede a coloro che hanno un cuore umile, piccolo, e per quanto siamo peccatori, Lui ce lo concede, perché passa Lui attraverso di noi. Ma io mi posso anche dire, ma perché devo occuparmi dell'altro? Ciascuno faccia la sua strada. Perché dice San Paolo nella seconda lettura, nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Anche a noi allora ci verrà chiesto, Caino, dov'è tuo fratello? E Dio sa che lui è Caino, lui sa che ha ucciso, ma glielo chiede lo stesso. Glielo chiede lo stesso. Gesù sa chi siamo noi, sa che non abbiamo forza, sa che siamo anche un po' cattivi, un po' ribelli. Il Signore sa che siamo così, ma ci chiede se vuoi davvero trovare grazia, se vuoi davvero vivere una vita nella pace, se vuoi davvero conquistare il regno dei cieli, se vuoi davvero passare attraverso la storia e sentire la pace nel tuo cuore, inizia a perdonare. Inizia ad avere misericordia dei tuoi fratelli. Cosa si fa in monastero tutta una vita? Si impara questo. Si impara questo. Cosa si fa in una famiglia? Si impara ad avere misericordia dell'altro. In monastero non ci si può rimanere se non si ama e non si perdona davvero di tutto cuore, perché c'è l'umanità, un'umanità che non può scappare, un'umanità che è sotto agli occhi, siamo 10, quindi abbiamo 20 lampade accese una sull'altra, ecco, non si può scappare. E allora se non ci si guarda con misericordia non si vive. Ma questo per dire che è possibile vivere in misericordia, in perdono. E allora diventa una possibilità anche per chi vive nella storia, nelle famiglie, nelle comunità. È possibile vivere perdonandosi a vicenda. È possibile. Perché? Perché c'è il Signore. Perché c'è la grazia. E allora la domanda di Pietro ha proprio questa risposta. Anche se dentro al nostro cuore ci sono cose orribili, come dice il Siracide, possiamo rispondere con l'umile amore. E vi leggo solo due frasi dei fratelli Karamazov di Dostoevskij. Certi pensieri, specialmente alla vista del peccato, ti rendono perplesso e tu ti domandi: devo ricorrere alla forza o all'umile amore? Decidi sempre: ricorrerò all'umile amore. Se prenderai una volta per tutte questa decisione, potrai soggiogare il mondo intero. L'amore umile è una forza formidabile, la più grande di tutti, come non ce n'è altra. Fratelli, l'amore è un maestro, ma bisogna saperlo acquistare.
perché si acquista difficilmente, si paga a caro prezzo, con un lavoro continuo per lungo tempo, perché non si deve solo amare un istante o accidentalmente, ma sino alla fine. Davanti a delle cose che ti lasciano perplesse, che cosa devo fare? Ricorrere alla forza o all'umile amore? A ciascuno la risposta.